È l'ora del tè. Eccomi qua. Oggi ho una notizia, però oggi ogni tanto devo leggere perché non mi devo sbagliare. Allora, intanto la notizia è questa. Gonne, borse, scollature, cappelli e make-up, tutti i trucchi per sembrare più magre senza perdere le curve e senza aver fatto la dieta. Ragazzi, è la mia. Eh sì, perché io la dieta un po' la devo fare. E se devo essere sincera, mi snerva anche un po' fare la dieta. Insomma, mette in gioco tutta una serie di situazioni mentali e psicologiche che non so neanche a dirvi in questo momento. Però questo pare che non sia uno scherzo. Sul web in questo periodo si trovano un sacco di notizie che ci danno consigli e consiglietti su come fare al meglio, insomma, curare al meglio il nostro look e sembrare delle silhouette anche se siamo burrose. Allora, attenzione, andiamo a cercare i consigli. I trucchi da conoscere. Usate strategicamente il colore e le stampe per creare illusioni ottiche al fine che si restringa la superficie del corpo. Allora, vabbè, io le righe non so, ma l'illusione sto cercando di crearla. Il rossetto rosso attira lo sguardo sulle labbra e quindi guardando le labbra non si vede più il resto, così come le collane estrose oppure gli orecchini, io in questo caso non le ho messe. Le scollature quelle attirano sempre l'occhio e quindi non si guarda da un'altra parte. Questa è bellissima. Le borse, pensavate che le borse non c'entravano niente? E no, le borse più sono grandi in proporzione al vostro corpo, più sembrerà più piccolo. Cioè, se io vado in giro con una borsa così, sono magrissima. Ragazzi, cioè, i consigli del web sono veramente una potenza. Allora, io non so, credo che forse il vecchio trucco della nonna, pancia in dentro, petto in fuori e un po' di dieta, magari per me sia la cosa migliore. Però io dico, quali sono i consigli che noi vogliamo seguire per sentirci bene, belle e in forma? E naturalmente ve lo dico bevendomi il tè e mangiandomi dei frollini con la ricetta che trovate qua sotto. Ma quale sarà il consiglio giusto?